Ciao a tutti e benvenuti. Beh, ne parlo non per voglia di fare polemica a ogni costo, per cercare qualche vittimismo, qualche piagnisteo o buon mercato, ma la cosa francamente mi sembra molto, molto, molto singolare. E cioè, possibile che di settlement, ancorché leggero, si parli in questo paese solo in relazione al Milan? L'unico club che ha una politica seria di controllo del monte ingaggi. L'unico club che oltre ai risultati sul campo si ripropone di prefiggere ogni anno il risultato operativo di abbassamento del passivo. L'unico club virtuoso dal punto di vista economico e strategico in Italia è notoriamente il Milan, che ha un terzo dei debiti degli altri o un quarto, e che non fa la cicala per poter rinfacciare il successo a un avversario, ma fa la formica che cerca di vincere e anche di contemperare una buona gestione. Possibile che di settlement, ancorché leggero, ripeto, si parli solo in relazione al Milan. O chi segue il Milan è così bravo, perché è una goccia che cade ogni giorno. Ogni giorno vedo di qua, di là, settlement, fair play finanziario. Solo in relazione al Milan. Cioè questo paese, il paese delle plusvalenze, il paese dei bond, il paese dei passivi clamorosi, dei debiti incredibili che il Milan non ha, si parla di settlement solo in relazione al Milan. Settlement che è un vincolo leggero di mercato. Settlement leggero, settlement, poi ci sono varie gradazioni evidentemente, relativo al fair play finanziario. Possibile che se ne parli solo in relazione al Milan? Adesso approfondisco il tema perché prima volevo ricordarvi che per i rumors sul calciomercato del Milan è a vostra disposizione OneFootball. Voi andate sulla descrizione di questo video, c'è il link, scaricate l'app di OneFootball o scaricatela in ogni caso l'app di OneFootball gratuitamente e se mettete il Milan come squadra preferita avrete a disposizione tutte le news, tutti i rumors di calciomercato, ce ne sono tanti di rumors, sul calciomercato del Milan, comodamente sul vostro iPhone, sul vostro smartphone, dove siete voi, in mare, in montagna, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, tornando a bomba, o chi segue il Milan cronisticamente e professionalmente è così bravo che qualsiasi cosa non sfugge e viene ripetuta, e invece chi segue altre squadre cerca di passar sopra per poter rinfacciare ai milanisti Lukaku e fa squadra con la società. O se no non si spiega, perché sarà mica solo il Milan che dovrà discutere con la UEFA, con i passivi giganteschi che hanno altri, e con le politiche soprattutto, perché ci sono delle opacità nel calcio italiano per cui tu fai debiti, 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 debiti e lo sai, ma quando rientrerai come non si capisce, non lo sa nessuno, che sono proprio i temi del fair play finanziario, proprio lo spirito, la struttura del fair play finanziario è nata per questo. E quindi mi sembra di poter dire, insomma, che la cosa sia bizzarra. Per cui qualcuno ha anche scritto su Twitter, ma non è che il Milan sia in questo momento bloccato sul mercato dal settlement leggero di cui si paventa la UEFA. No, non è così, non è così. Il Milan sta semplicemente portando avanti le sue trattative in base alle sue linee. Le nostre trattative non sono mai semplici, non sono mai facili, proprio perché noi facciamo un certo tipo di politica attenta dal punto di vista economico. E quindi francamente che si parli, adesso che il fatto ad esempio, lo dico al mio amico Biasin, l'Inter fa un'operazione brillantissima e gigantesca su Lukaku, mancherebbe altro, ma poi c'è tutto il resto, non è che Lukaku venduto a 115 e che rientra in prestito sana la montagna di debiti che si è accumulata in questi anni. Quindi va bene. Facciamo pure i complimenti su Lukaku, ma dal punto di vista economico, ma noi vendiamo i giocatori invece voi, sì, però anche se noi li perdiamo a zero. E come non è, abbiamo ogni anno il dimezzamento del passivo di bilancio e abbiamo un terzo del passivo dell'Inter. Quindi le cessioni a zero, che significano meno commissioni e soldi mirati e funzionali solo per l'acquisto dei giocatori, non appesantiscono il Milan, anzi lo alleggeriscono. E quindi voglio dire, io non è che voglio fare quello, non voglio fare il delatore, sia ben chiaro, non mi interessa. A me interessa che le società italiane competano tutte ad alto livello e vadano avanti bene, vengano rispettate tutte, nessuna esclusa dalla UEFA, contrariamente ad altri club per i quali esiste un regolamento a parte. Perché questa roba del fair play finanziario e orologeria di cui si parla solo in relazione al Milan, però mi sembra miope più che oltraggiosa, miope perché anche tu, collega che la scrivi, ma non ti chiedi mai come mai del Milan si parla di settlement e non si parla di nulla rispetto ad altri che hanno il triplo e il quadruplo dei debiti del Milan.
Per cui, insomma, non vorrei che ci sia una propaganda a coprire, a rilanciare alcune cose e a coprirne altre. No? Quelli che vogliono capire tutto bene del Milan, ci spieghino questa cosa. Come mai non si parla di fair play finanziario in relazione ai club italiani più indebitati? Che io ho parlato dell'Inter, ma c'è anche solo l'Inter, assolutamente. Quindi mi sembra un tema di quelli rilevanti o no, lo vedremo, insomma. Però ecco che la moda, l'abitudine, la pigrizia di parlare del fair play finanziario in questo paese solo in relazione al Milan, perché tanto si è sempre fatto così, e il Milan è il club che ha pagato più di tutti perché un anno è stato fuori dalle coppe europee, mi sembra, ecco, questo mi sembra un po' pigro. Cioè continuare a rilanciare questa cosa senza guardare cosa succede attorno, che mi sembra che ne stiano succedendo dal punto di vista dei temi del fair play finanziario di cose attorno al Milan. Detto questo, ho apprezzato molto il filmato di Paolo Maldini che canta al concerto dei Rolling Stones. Vedo che c'è grande caos e grande agitazione. Bene, ma l'ironia non si riferisce evidentemente a Paolo. Mi è piaciuto molto l'appello di Flore allo stesso Paolo a riscattarlo. Mi è parso molto cardiaco, molto emotivo, molto milanista, anche se Florenzi resta romanista, per carità. E lo sarà sempre, però quello che sta dando al Milan e quello che il Milan ha dato a lui è qualcosa di speciale, per cui mi sembra che, come accadde tanti tanti anni fa, non faccio paragoni tecnici, ma di atmosfera, di humus, di umore, di ambiente, come è accaduto tanti anni fa per Ancelotti, alla passione giallorossa si affianca anche un valore, un'importanza per i colori rossoneri per Florenzi. Mi diceva giustamente il collega Giovanni Armanini, che è un bravissimo collega, ha operato anche a livello importante nella dirigenza delle società italiane. Mi diceva che, per quanto riguarda poi, ieri facevo questa polemica sul nostro budget che cambia a seconda dell'oscillazione del sito, della radio, della TV che ne parla o del giornale che ne parla. Mi diceva: con la politica degli ammortamenti e degli ingaggi non ha senso parlare di budget per il mercato. Tutto è calibrato operazione per operazione. E insomma, Armanini, che si occupa peraltro di One Football a livelli editoriali importanti, queste cose le conosce molto meglio di me, per cui vi consiglio il suo profilo YouTube per approfondire. Ecco, direi così, Giovanni, di approfondire da te questo tema con cognizione di causa e con dovizia di particolari, come dicono quelli che parlano bene. Per il resto, naturalmente, è un fine mese di giugno molto importante, lo sappiamo. Un mese fa vincevamo lo scudetto e non c'è nessuna rosicata, nessuna labbruccia stretta, nessuna voglia di dileggiare il Milan che possa cancellare tutto questo. Dopo aver fatto negazione per 2 anni sul Milan, adesso cercano di fare confusione su qualche aspetto su cui noi siamo in ritardo e su cui in casa nostra c'è un po' di confronto e di dialettica. Sicuramente, senza che io lo neghi, non l'ho mai negato. Qualcuno di voi ieri mi ha scritto: ah, tu dipingi un clima idilliaco. No, io racconto quello che succede. Quando dico normale dialettica, sono un po' democristiano, mi rendo conto, ma la dialettica può essere declinata in tanti modi. Può essere confronto, può essere un po' di tensione, può essere. La dialettica è dialettica. L'importante è poi trovare una sintesi. Mi sembra che le dichiarazioni ufficiali del presidente del Milan, Paolo Scaroni, la sintesi l'abbiano trovata. In ogni caso, ragazzi, andiamo avanti, teniamo duro. Non dimenticate mai di festeggiare la grande impresa che abbiamo fatto e che vedo da come cercano di speculare sulle nostre cose. Noi abbiamo magari prestato un po' il fianco con i tempi alla speculazione, mancherebbe altro, però vedo anche tanto accanimento nello speculare. Meglio, bene, lasciate che siano favoriti altri, lasciate che anche quest'anno noi si arrivi sesti o settimi come gli scorsi 2 anni, e vedrete che il clima giusto lo troveremo anche la prossima stagione. Ciao a tutti, ragazzi.